ci troviamo ad Arezzo e siamo davanti alla Pieve di Santa Maria Assunta e abbiamo davanti a noi il bellissimo ciclo dei mesi rappresentato nell'imbotte del portale maggiore di questa bellissima pieve. Il tema del lavoro che qui è trattato in questi altorilievi è molto importante. Ha una sua origine classica, ma nel Medioevo ha il massimo della sua espressione. Qui in maniera molto realistica sono rappresentati tutti i lavori dell'uomo attraverso quei momenti caratteristici dell'anno. Ma del lavoro nel Medioevo ha un'importanza fondamentale, tant'è che nella città e nella cultura medievale è rappresentato nei più importanti edifici, sia religiosi che civili, come cattedrali, battisteri e fontane di piazza. Tra i mesi qui rappresentati in questo ciclo, diciamo che due o tre mesi in particolare assumono una importante originalità, in riferimento proprio anche ad Arezzo, al luogo stesso e alla sua provincia. Uno è la rappresentazione del mese di dicembre con l'uccisione del maiale, un maiale non qualsiasi, ma il maiale dalla cinta senese, che è un maiale del quale ancora oggi si fa e si ha un allevamento molto molto importante. Poi vi è il mese di novembre, che è particolarissimo in questo ciclo di Arezzo, molto originale per la cura dei particolari, dal vestito a tutto quanto il gesto che il contadino fa. E poi vi è anche il Cavaliere di Maggio, un altro importante mese di questo ciclo aretino. L'imbotte del portale maggiore della Pieve abbiamo visto sapientemente rappresentati i mesi e le stagioni. Qui adesso ci troviamo proprio nella zona absidale della Pieve, posta in Piazza Grande. Piazza Grande è proprio la piazza più importante di Arezzo, l'antica piazza medievale, dove proprio qui si svolgevano gli affari, i lavori e la vita politica. Attorno a questa piazza, vediamo la piazza circondata di botteghe, di negozi, qui proprio aveva luogo quella vita, quel commercio, quel lavoro che era importantissimo nel Medioevo e l'uomo medievale aveva proprio a cuore il bene comune. Troviamo davanti alla Basilica di San Francesco, che accoglie uno dei più importanti cicli di affreschi del mondo, la leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. Piero della Francesca è un uomo perfettamente rinascimentale, anche se vive la sua opera e l'idea del suo lavoro a partire proprio dalla quella concezione medievale che già abbiamo vista espressa proprio negli uomini del Medioevo e nel ciclo dei mesi della Pieve. Il precedente significativo di questo ciclo dei mesi di Arezzo è da considerarsi il ciclo dei mesi di Parma di Benedetto Antelami. Questo ciclo dei mesi poi, in particolare, pur mantenendo un'affinità con il ciclo di Parma, ha rivelato nel corso del restauro del 2002 la sua originaria policromia e soprattutto è posto ancora in essere nell'imbotte stesso della cattedrale, della pieve appunto di Santa Maria Assunta. Ho detto cattedrale, ma questo è un lapsus voluto, nel senso che in origine, quando il vescovo venne entro le mura aretine, considerò la pieve di Santa Maria Assunta la sua vera cattedrale.